interviene all'app. Aspetta, c'è una roba che devo comunicare. Un saluto a tutte le lavoratrici e lavoratori del Canile e in forza della UCPP. Grazie per il loro impegno, per il loro lavoro, per il loro livello di professionalità che è estremamente elevato e unanimemente riconosciuto. La situazione è veramente, le novità che ho sentito questa mattina sono veramente sorprendenti, ovviamente negativo. La mia speranza della mia associazione era quella che una proroga del bando ci consentisse di arrivare alla prossima assemblea capitolina, perché simili questioni sono questioni di grande rilevanza sociale, di grande rilevanza politica, coinvolgono tante persone, coinvolgono tanti animali, quindi era giusto secondo me arrivare ad una valutazione più propriamente politica della nuova classe dirigente capitolina. Così purtroppo sembra che non sia stato. La preoccupazione, diciamo, per questi centinaia di animali, cani e gatti, che sono attualmente ospitati presso le strutture comunali, presso la muratella, è molto grande, anche perché, come ha rilevato qualcuno, giustamente non è stata fatta alcuna menzione del punto di primo soccorso di gatti, tra le altre cose. Delle novità queste che ho appreso questa mattina, ovviamente che saranno oggetto di riflessione e di elaborazione da parte della LAV, che ribadisce qui i sentimenti di vicinanza con tutte le lavoratrici e lavoratori di UCPP, e continueremo a seguire queste questioni molto da vicino, insomma. Nell'interesse certamente della salvaguardia di queste professionalità che sono estremamente importanti per la tutela degli animali e in particolare ovviamente per gli animali stessi che sono l'interesse primario di tutti noi qui presenti. Il discorso comunque lo vedremo nei prossimi giorni. Noi continueremo adesso ad essere in contatto con il Presidente Vitirillo, con i vostri rappresentanti, e vi preghiamo di informarci, diciamo, di tenerci al corrente diciamo, della situazione. Per quello che ci riguarda, noi non molliamo, filosoficamente siamo assolutamente contrari alla presenza degli imprenditori privati nei canili pubblici. Pensiamo che vada valorizzato il pubblico, che vada potenziato il pubblico, pensiamo che vada valorizzata la figura del volontario e l'impegno del volontariato animalista nei canili pubblici. Diciamo, questa direttiva per noi è assolutamente prioritaria e continueremo a lavorare su questa strada, cercando insomma di fornire anche un apporto positivo laddove possibile per soluzionare, diciamo, i problemi degli animali ospitati nei canili comunali. È un grande augurio, diciamo, un abbraccio a tutte le lavoratrici e lavoratori di UCPP e speriamo veramente in un futuro più roseo, diciamo, in questo momento presente per loro e per tutti gli animali che sono ospitati nei canili comunali. Grazie.